Gregorio Paltrinieri ha partecipato al congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana e sei tornato da un lungo periodo di collegiali vari. L'operazione mondiali in Corea come procede? L'operazione procede bene, siamo stati fuori tanto tempo in questo periodo invernale, diciamo, abbiamo fatto il collegiale in altura, il collegiale poi a Tenerife al mare. La programmazione, diciamo, sta andando molto bene. Adesso settimana prossima ci sono gli italiani, dove cercherò di qualificarmi per le gare in piscina, per le gare in mare sono già qualificato, quindi è un'estate sicuramente piena. Senti, com'è la situazione, diciamo, del mezzo fondo in piscina? Noi ti avevamo lasciato appunto con quei problemi agli europei di Glasgow, adesso quali sono i rapporti di forza, diciamo? Ma diciamo che la situazione è buona. Io credo che il panorama mondiale si stia ampliando, ci sono sempre più ragazzi competitivi e forti. Su tutti direi Romanchuk, su tutti direi anche il tedesco Welbrock, quindi la competizione c'è sicuramente, è sempre maggiore, però io mi sto allenando bene. Credo di essere al meglio delle mie potenzialità in questo momento, quindi credo di essere lì con loro. Il ritorno a Ostia ha significato, ne hai parlato davanti alla platea dei medici sportivi, anche l'incontro con Manuel Bortuzzo, con cui ti sei allenato a lungo, non eri riuscito a vederlo appunto per tutti questi impegni e questi viaggi. Che emozione hai vissuto? Devo dire che è stato incredibile rivederlo, erano ormai sì, 2 mesi dall'accaduto, però lui ha una forza incredibile davvero, non so come spiegarlo. Lui è ancora molto positivo riguardo al fatto, spera che comunque la situazione possa migliorare un pochino, è molto fiducioso e sta facendo la riabilitazione del caso, quindi adesso in mano ai più grandi esperti del settore. Comunque veramente ha il sorriso sulle labbra perenne, quindi questa cosa è incredibile. Hai detto una frase veramente che ci ha emozionato quando hai detto: dopo l'incontro con lui mi sento super carico, cioè lui ti ha caricato te. Sì, no, assolutamente. Sono stato con lui l'altro pomeriggio un po' e la forza che mi ha trasmesso, la voglia di, non lo so, di vivere, di fare cose è stata incredibile, quindi veramente merito suo di come si sta, insomma, approcciando alla situazione.